Non saprei dire se è una stagione persa o una stagione guadagnata, perché cioè, comunque da un punto di vista tipo olimpico, forse, c'è una stagione in più per provare ad allenarsi sempre meglio e a migliorare. Però dall'altro punto di vista c'è da dire che personalmente mi sentivo abbastanza bene questa stagione, cioè da settembre in poi mi sono sentito sempre bene. E anche a gennaio, febbraio, quando eravamo in America, in altura e poi a Miami a fare l'ultimo collegiale prima degli assoluti, comunque mi sentivo bene, quindi quando è arrivata la notizia che gli assoluti sarebbero saltati mi è dispiaciuto parecchio in realtà. La stagione scorsa era iniziata bene, comunque si era conclusa anche con il bronzo agli europei della 4x2, quindi ero partito bene. E da settembre a dicembre è andata bene, infatti mi ero qualificato per Hangzhou, i mondiali in corta. E poi in lunga è stato un po' diverso. Agli assoluti già avevo nuotato il mio migliore, però non ero così soddisfatto, cioè mi aspettavo di fare qualcosa di meno. E poi Sette Colli non è andata bene, cioè al mattino sì, avevo nuotato sempre il mio migliore, 1:48.0, e poi al pomeriggio sbagliato proprio la gara ed è stato un motivo per il quale comunque non mi sono qualificato poi per i mondiali in vasca lunga. Poi però c'è stata l'Universiade, è stata una bella esperienza, comunque non avevo mai fatto l'Universiade prima d'ora. Ho fatto i 400 come gara individuale e sempre la 4x2 con gli altri ragazzi Alessio Proietti Colonna, Stefano Nicola e Matteo Ciampi. E siamo arrivati secondi, quindi è stato bello. Per quanto mi riguarda, sinceramente, non è troppo difficile appunto cambiare da gara individuale a staffetta, cioè nel senso, normale che come sport di solito sei sempre in competizione uno contro l'altro, quindi è più normale forse pensare al fatto che ognuno di noi sia in competizione con gli altri piuttosto che essere uniti poi nella staffetta, però in realtà appunto sempre dal mio punto di vista è abbastanza facile, perché comunque con gli altri, cioè con tutti i 200isti secondo me c'è un bel rapporto fuori dall'acqua, poi con alcuni mi alleno, con altri comunque si fanno collegiali, cioè non sono ragazzi con cui non parlo, con cui non ho un rapporto, sono tutte persone che conosco bene da tanto tempo e con cui ho un rapporto bello anche al di fuori del nuoto. Io sono cresciuto in una piscina a Vittorio Veneto, che è praticamente a neanche 10 minuti da casa mia, e la prima volta me l'aveva portato mia mamma, abbastanza a caso in realtà, a me non andava neanche, però vabbè, mi aveva convinto, sono andato. Inizio abbastanza traumatico, poi pian piano mi piaceva, andavo bene, quindi alla fine sono rimasto affezionato a quel posto e ho continuato ad andarci sempre. Mi sono allenato sempre fino a 3 anni fa con la Laura Spinadin, comunque gareggio anche per loro ogni tanto, insieme facciamo la Coppa Brema e anche un trofeo a inizio gennaio di solito, che non salto mai e lo faccio appunto perché ho piacere di farlo, ma anche per la mia squadra, insomma per la mia società. Verso febbraio 2017 ho deciso di cambiare, di provare a cercare nuovi stimoli e con un altro allenatore e con altre persone al mio fianco ad allenarsi, e quindi ho deciso di scendere a Ostia e di allenarmi col Moro, Stefano Morini. Quando sono arrivato col Moro, comunque l'ultima parte di stagione era andata un po' così e così, però è abbastanza normale anche per me quando cambio allenamento sentirmi un po' male per un po' di tempo, poi prendere il ritmo e partire, quindi questo. Infatti la stagione dopo è andata già bene, adesso mi trovo bene. Ma col Moro bisogna mostrarsi volenterosi, bisogna aver voglia di fare sempre, testa bassa, non ribattere su niente, e questo in pratica, andare forte, poi io ci provo, non è detto che ci riesca, però infatti ogni tanto un po' di parole le prendo, però vabbè, dai.